Se i consiglieri prendono posto, io vorrei iniziare subito la seduta, credo forse che con i numeri ci siamo, ma tanto procederemo subito all'appello. Lascio la parola al direttore, così vediamo se... Lozzi, all'avviso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, siamo 15 presenti, 9 assenti, ci sono due giustificati e sono i consiglieri Gunnella Alessandra e Gugliotta Francesco. Quindi possiamo aprire la seduta di oggi e procedo subito con la nomina degli scrutatori, che oggi saranno il consigliere Tosatti, la consigliera Triputi e il consigliere Toti. Non era voluta, tutti i consiglieri con la T. Allora, comincerei subito con i punti all'ordine dei lavori e il primo, che è diciamo anche abbastanza semplice perché è una proposta di deliberazione avente ad oggetto modifica della composizione delle commissioni consigliari permanenti municipali terza e quarta. Io non so se c'è qualcuno che vuole fare una piccola spiegazione, ma non credo sia serva, quindi racconto io di cosa si tratta, essendo atto pressoché d'ufficio. C'è stata richiesta di uno spostamento dei consiglieri Lazzari e Zitoli, Lazzari dalla commissione quarta alla terza e Zitoli dalla commissione terza alla quarta, quindi di questo si tratta. Immagino non servano neanche dichiarazioni di voto, quindi passerei subito all'approvazione dell'atto. Favorevoli? Contrari? Ah sì, allora, rialziamo, i favorevoli possono rialzare la mano. Benissimo. Allora, i contrari? Astenuti? Bene. Sì? Sì, direi di no, non hanno alzato la mano. Non votano, si vede. Io lo dico se non mi incontrano. Si è astenuta, non ha alzato. Ha alzato la mano. Astenuta, ok, perfetto. Allora, abbiamo quindi 13 voti favorevoli, una astenuta. Nessun contrario e si astengono, non partecipano al voto le consigliere Biondi e Vitrotti. Per questa delibera si richiede l'immediata eseguibilità, quindi votiamo anche quella. Per l'immediata eseguibilità? Penso contrari? Astenuti? Allora, stessa
Stesso identico risultato di prima, quindi sono 13, un astenuto e due consigliere non partecipano al voto. Passiamo al punto successivo. La proposta di deliberazione per espressione di parere sulla proposta avente ad oggetto istituzione linea 520, protocollo RM serve mob 56288 del 2017. Lascio la parola ad un relatore, consigliere Ariano. Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio ai colleghi consiglieri. In data 12 ottobre scorso è stato trasmesso da parte dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità a questo municipio una richiesta di espressione di parere relativa all'istituzione di una linea, una nuova linea che connetterà la... Non ho finito. E piazza di Cinecittà con l'aeroporto di Ciampino. In data 20 ottobre scorso la Commissione Mobilità ha espresso il proprio parere e, in senso favorevole. Non ho altro da aggiungere. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Biondo. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Sì, su questa proposta abbiamo avuto modo di discuterne per il momento, chiaramente in modo... superficiale in commissione, ma semplicemente perché ci è arrivata da Agenzia per la Mobilità una proposta e chiaramente non possiamo che essere favorevoli ad una proposta di istituzione di una linea del trasporto pubblico locale che colleghi più facilmente il nostro municipio e quindi in questo caso la fermata di Cinecittà con l'aeroporto di Ciampino, perché siamo tutti consapevoli che molto spesso gli abitanti del settimo municipio per raggiungere con i mezzi pubblici l'aeroporto di Ciampino sono costretti a prendere la metro, andare a Termini e poi da Termini prendere un mezzo privato come ad esempio gli autobus, i Terravision eccetera. Invece l'istituzione di questa linea è per noi una da approfondire e quindi da accogliere favorevolmente. Resta inteso, come ci siamo detti in commissione, che poi dovremo discutere nel merito di questa linea, perché un conto è se sarà una linea veloce di collegamento tra il municipio e l'aeroporto di Ciampino, un'altra cosa è se si istituisce una nuova linea che collega tutti i quartieri che ci sono tra Piazza di Cinecittà e l'aeroporto di Ciampino. Quindi su questo c'è una discussione da fare, dobbiamo decidere se è una linea di collegamento dei quartieri oppure se è una linea veloce, perché se poi per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino si fa comunque prima a passare da Termini, non avrebbe senso. Quindi rimanendo in attesa di una proposta più specifica di Agenzia per la Mobilità, sulla quale chiaramente ci esprimeremo e daremo il nostro contributo, per il momento rispetto alla proposta generica noi siamo favorevoli. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. Anch'io sono favorevole rispetto a questa istituzione. La linea 520 collegherà Cinecittà praticamente all'aeroporto di Ciampino, perciò positivo per gli abitanti dell'Appio e positivo per gli abitanti di Tuscolano avere questa linea, soltanto che dovremmo capire meglio. Io ho espresso perplessità perché praticamente l'Agenzia della Mobilità ci ha mandato un itinerario che parte appunto da Piazza di Cinecittà e finisce a Piazza di Cinecittà perché è circolare e che chiaramente ferma l'aeroporto di Ciampino, però non si capisce se questo itinerario, ci sono una quindicina di vie, se sia soltanto un itinerario senza fermata o con le relative fermate, perché se è senza fermata ha un significato, se è con le fermate ha un altro significato, con le fermate più utili a quel quadrante di statuario capannelle che hanno la possibilità di avere la fermata sotto casa e di arrivare all'aeroporto di Ciampino, differente da quelli che vengono a Cinecittà, Piazza di Cinecittà o comunque zone contigue o comunque dall'Appio,
che se devono andare praticamente con questo mezzo e fare tutte quante le fermate, poi specialmente si passa a via di Capannelle, sappiamo in alcune ore del giorno la difficoltà del passaggio su via di Capannelle, diventa più facile partire all'Appio, andare alla stazione Termini e poi prendere direttamente da lì la linea per arrivare a Ciampino senza fermare. Comunque è un processo che andrà avanti e comunque mi sembra di percepire un qualche cosa di interessante comunque per il territorio, perciò senz'altro un voto favorevole. Comunque ci sarà, io spero, il prima possibile in Commissione Mobilità uno studio, un confronto anche con l'Agenzia della Mobilità per arrivare, ecco, a esprimerci in senso diciamo positivo rispetto alle esigenze del territorio. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Esprimiamo chiaramente un parere favorevole, come già fatto in Commissione, perché è una linea che colleghi la metro A con, che è nel nostro territorio, con l'aeroporto di Ciampino, è per noi essenziale, ma siamo ben lieti che anche le opposizioni abbiano concordato con noi su questo. È una linea che può servire al territorio certamente per spostamento, abbiamo visto anche gli orari in commissione, abbiamo visto un po' il tracciato e abbiamo disquisito sul fatto se l'aeroporto di Ciampino forse nel territorio di Roma o nel territorio metropolitano, cioè quindi al di fuori però del territorio di Roma, anche se quello di Roma ne fa parte. In generale comunque siamo abbastanza soddisfatti perché pensiamo che possa questa linea cioè distogliere i cittadini da molti problemi di collegamento per l'appunto tra l'area metropolitana e l'aeroporto. Non dimentichiamo poi il fatto che chi arriva con volo a Ciampino, se prende questo autobus può arrivare a Piazza di Cinecittà, prendere la metro e andare dall'altra parte di Roma, quindi è un'alternativa molto molto piena di significato, c'è che si affianca già per esempio alla Coltral che già fa questo tracciato tra Nagnina e l'aeroporto di Ciampino, però ecco, su base comunale per noi questo è molto importante e quindi c'è anche non solo su base regionale. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, allora procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità, vero? Sì, sono 17 voti favorevoli, quindi unanimità, sì. Bene, risulta approvata. Proposta di risoluzione d'iniziativa, questo è il prossimo punto, d'iniziativa dei consiglieri Pompei, Alabiso, Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, La Zazzera, Lazzari, Principato, Rinaldi, Tosatti, Triputi e Zitoli, avente ad oggetto avvio indirizzo per gli interventi di recupero e riqualificazione dell'ex Cinema Airone. Lascio la parola al relatore, consigliere Pompei. Grazie Presidente. Cinema Airone. Beh, scusate, un fatto personale, mi riporta indietro nel tempo, perché il Cinema Airone era il primo cinema della zona con l'aria condizionata, quindi quando eravamo ragazzi, specie durante le giornate estive o i giorni prefestivi o festivi estivi, ci andiamo a prendere un po' d'aria di condizionata all'Airone. Ovviamente all'epoca non ci rendevamo conto di quello che poi si è acquisito concettualmente, cioè della bellezza di quella e della rilevanza artistica di quella struttura. Soltanto col tempo poi ci si rende conto di quello che a volte ci è passato davanti e non abbiamo osservato, apprezzato, e quando poi lo perdiamo che a un certo punto ci rendiamo conto di come stanno le cose. Perdere perché? Perché a un certo punto il cinema, purtroppo questo locale che ha dei pregi artistici indiscutibili è stato purtroppo per troppo tempo negletto, con qualche intervento così che ha fatto spendere un po' di soldi per la migliore impermeabilizzazione del tetto,
ma in effetti poi è stato usato anche con usi diversi da quello della sala di spettacolo, probabilmente e facendo deviare nella percezione della gente quella che era la valenza artistica. Era soltanto un locale che dava fastidio per l'afflusso di gente rumorosa che si affannava fino alle 2, 3 del mattino e quindi creava dei problemi. Io penso che questo locale vada riconsiderato per quello che è. La cupola dell'architetto libero è qualcosa in effetti di innovativo e andrebbe mantenuta. Gli affreschi del Capogrossi sulla scala di accesso che porta dall'ingresso alla platea, anche quello è qualcosa che, ripeto, da ragazzi non guardavamo, ma adesso quando ne abbiamo visto degli stralci, in effetti meritano anche quelli di essere valorizzati. Il Comune ce l'ha in carico. Comune, l'immobile a un certo punto era prima di un ente assistenziale, poi a un certo punto è stato trasferito al Comune. È di proprietà del Comune e bisogna che il Comune, a nostro avviso, faccia un gesto d'orgoglio. Ci investa piuttosto che o lasciarlo decadere completamente così nell'indifferenza, oppure a un certo punto intervenire con i pannicelli caldi delle piccole ristrutturazioni, dei piccoli interventi per evitare danni maggiori, credo che a un certo punto sarebbe un gesto giusto, perché l'architettura poi fa parte della nostra tradizione e crea quello che vediamo intorno, anche il nostro carattere e modo di percepire la realtà. Credo che il Comune debba intervenire per un'opera di ristrutturazione che non è poi così costosa rispetto a quello che si può pensare. Volentieri quindi, ecco, fatto un accesso sui luoghi, vista la situazione, ho firmato e penso che sia giusto mandare avanti questa risoluzione per sollecitare l'amministrazione comunale ad intervenire, non in maniera, come posso dire, sporadica e così, soltanto per tamponare delle piccole falle, ma proprio per rendere il locale adeguato a quello che è una... che sarebbe la sua destinazione naturale, ad un uso pubblico secondo gli orientamenti di chi l'ha costruito. Tutto qui. Penso di aver finito come presentazione e poi lascio la parola ai colleghi per la discussione. Grazie. Altri interventi? Consigliere Biondo. Grazie Presidente, grazie al Consigliere Pompei per aver presentato questa risoluzione. Come ricordava, da tanti anni il tema del cinema Erone è un argomento che nel nostro municipio desta periodicamente l'attenzione, ma che poi non si è riusciti, diciamo, a riqualificare come merita. Questo per una questione fondamentale che non dobbiamo tra di noi nasconderci e che io credo che in questo Consiglio dobbiamo impegnarci anche a, non dico a risolvere, ma perlomeno a capire meglio, ovvero la questione dell'impegno di spesa necessario per la riqualificazione del Cinema Erone, perché io credo che le condizioni di quello stabile, purtroppo, come diceva il consigliere che mi ha preceduto, siano delle condizioni di degrado importanti, per le quali non possiamo chiedere ad una qualsiasi associazione culturale che farà un progetto, vincerà un bando di riqualificare. È importante che anche l'amministrazione comunale si prenda in carico una parte di riqualificazione, perlomeno dal punto di vista strutturale della messa a norma di quell'edificio. Questa cosa in questa risoluzione oggettivamente manca e quindi, come sapete, noi siamo chiaramente d'accordo nell'intenzione di questo consiglio di proporre nuovamente all'attenzione della Presidente del Municipio questo argomento, ma siamo preoccupati del fatto che questo sia un film già visto e che quindi rispetto all'impegno generale poi non segua un impegno anche nel reperimento di fondi, una verifica ad esempio di
fattibilità tecnica e di quantificazione tecnica della spesa, perché questa io credo che sia un'altra cosa che noi dobbiamo chiedere alla Presidente del Municipio, perché non possiamo chiederle di andare a richiedere al Comune l'impossibile, dobbiamo capire quanto, con quel quanto cosa è possibile fare e rispetto a quello decidere che destinazione d'uso dare a quel locale, perché non è detto che riusciremo, diciamo, a rifare una sala cinematografica lì dentro. Io spero che comunque la destinazione d'uso di quello stabile sia comunque dedicata all'arte, alla cultura, alla musica, allo spettacolo e di certo non ad altri tipi di speculazione, ma io penso che l'altro impegno che noi dobbiamo prenderci oggi è quello di impegnare la Presidente del Municipio, l'assessore al bilancio di questo municipio e la sindaca e l'assessore competente in Campidoglio anche a, entro diciamo, una certa data, a relazionarci qual è l'impegno e a capire insieme se questa non resta, diciamo, una lettera morta, una dichiarazione di intenti, ma abbiamo anche la capacità di iniziare un percorso che poi porti alla riqualificazione di quello stabile, alla pubblicazione di un bando e quindi a far rivivere quei luoghi. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Io pure, come il consigliere che mi ha preceduto, ricordo bei pomeriggi o serate al Cinema Irone con tutte quelle belle scale, tantissime. Veramente il Cinema Irone era poi uno dei più belli del nostro territorio. Un altro c'era il Parì. Non interrompiamo e non facciamo il dialogo. Parì andiamo avanti. E il Cinema Irone, forse il Parì un pochettino più bello. Comunque fra i più belli del territorio. Chi è che può essere contrario a un discorso del genere? Vedo che c'è un'attenzione da parte di questa maggioranza rispetto a questa riqualificazione. È chiaro che i soldi che ha a disposizione la città di Roma rispetto a questi interventi non sono tantissimi. Se c'è stata una indicazione di questo tipo da parte della maggioranza che impegna appunto la Presidente del Municipio, il Sindaco, la Giunta Comunale, si vede che è stata fatta una scelta ben precisa di privilegiare questo rispetto ad altri. Ecco, questo discorso mi può trovare favorevole, anche perché, come ho detto, è una struttura molto bella, però... Voglio dire, anche possiamo pensare a privati che possiamo pensare a project, possiamo pensare a tante altre belle cose, perché se il Comune non è in grado di dare risposte in quanto le necessità economiche sono rilevanti per un'opera di questo tipo, si può pensare anche a un, come ho detto, a un project, convenzione o altro. Perché queste aree importanti del territorio tornino a vivere, perché è veramente una cosa vergognosa che in un territorio come il nostro, anche la zona Appio, che ha pochi luoghi d'incontro, ha pochi luoghi attrattivi, culturali, ci siano, ecco, luoghi come questo chiusi, dimenticati negli anni, perché realmente con affidamenti strani che sono stati fatti nel passato, io direi anche molto negativi, con ordini del giorno, denunce da parte di cittadini dell'area che appunto non accettavano quelle indicazioni date dalla città di Roma o comunque dal nostro municipio rispetto poi alle attività che si andavano a fare all'interno di quell'area. Perciò speriamo, ecco, che ci sia una volontà rispetto alla cultura, alle attività culturali, a un nuovo dinamismo culturale nel territorio che, io dico, senza paura deve vedere anche il coinvolgimento di privati se la città, se Roma Capitale non ha le possibilità di dare risposte in termini economici. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie naturalmente
al Movimento 5 Stelle che si preoccupa di questo aspetto importante per il territorio. Io naturalmente in commissione ho evidenziato la mia contentezza, diciamo, per l'aspetto della sensibilità rispetto alla cultura, rispetto a quello che serve nel nostro municipio. Da molti mesi che andiamo in giro con molti ragazzi non troviamo uno spazio dove suonare, dove fare musica ad alto volume, un po' più, diciamo, una forma come questa garberebbe moltissimo ai giovani che sono costretti ad andare su via Prenestina, la stazione Birra, ma un po' in periferia, diciamo ai margini di Morena. Però la storia non cambia. Il 28 ottobre 2011 già il sindaco Alemanno diceva di una ristrutturazione imminente, 1,5 milioni di euro necessari per ristrutturare il tutto, la complicità di qualche privato, che poi sembra sempre che il miracolo del privato possa arrivare dappertutto, ci accorgiamo che spesso facciamo degli errori se non valutiamo bene come affidare la conduzione di alcuni edifici pubblici, che diventano poi, come dire, non un interesse pubblico calmierato dove i prezzi, i costi sono molto bassi, anzi no, diventa quasi invertita la posizione. Io mi auguro che tra 2-3 mesi, cioè nel bilancio di assestamento, possiamo trovare una somma congrua e congruente che possa avviare una semplice ristrutturazione delle parti che effettivamente sono ammalorate. Ne abbiamo parlato in commissione, la cabina della regia con le travi in acciaio che vanno ristrutturate, una situazione dell'antincendio che deve essere verificata molto bene, perché se è vero che non abbiamo strutture, è vero pure che ce ne stanno tante, ma che i requisiti poi non potranno mai averle per alcuni affollamenti. Ricordo che uno dei teatri più grandi del municipio necessita sempre della vigilanza dei vigili del fuoco quando supera un certo numero di persone. Questo invece è un teatro fatto a regola d'arte, fatto da un grande architetto che ha pensato bene sia all'acustica, alla forma, ma adesso è necessario intervenire su quelle parti strutturali che sembrano avere dei problemi. Io mi auguro tanto che adesso è arrivato il tempo di raccogliere qualche frutto. D'ora in poi, prendendo dalla prima risoluzione che abbiamo approvato, vorremmo avere, qualcosa che è diventato esecutivo. Quindi dare esecutività agli atti approvati. Dare esecutività agli atti approvati vuol dire che tutta la carta che abbiamo prodotto e che avete approvato, naturalmente, su qualcosa bisogna raccogliere i frutti. Questo è un tema che sta a cuore a molti cittadini del quadrante. Lì si pensava di fare un affidamento a un privato, però poi quando le spese sono un po' eccessive ci ripensano i privati. Quindi non è che la strada maestra sia quella di un affidamento, una simbiosi per fare un progetto condiviso con un privato che poi gestisce. Io direi che la strada maestra è quella di trovare l'impegno di fondi al Campidoglio e avviare celermente quindi una ristrutturazione e un affidamento. Noi saremo, ben lieti se questo possa avvenire in questo anno, nei prossimi mesi, con il prossimo bilancio. Ma se ciò non avviene, perché si privilegiano poi altri interventi, oppure si viene a dire che con la cultura non si fa nulla, io comincerei ad avere un po' delle perplessità. Null'altro da dire, avete già detto tutto, sicuramente prediligerei la strada della ristrutturazione diretta, quindi anche di una gestione diretta, come per tante opere che abbiamo. La gestione diretta, se ben fatta, risponde sempre meglio
a quelle che sono le esigenze di tutte le associazioni, di tutti i cittadini. Diversamente, spesso, come ho già detto all'inizio, gli affidamenti diventano affare solo per pochi, in tutti i campi. Non ho null'altro da dire, in bocca al lupo per questa iniziativa che mi sembra lodevole, ma allo stato attuale manca l'aspetto più importante per ristrutturare il tutto, che sono le risorse economiche. Grazie. Altri interventi? Consigliere Dosatti. No, sarà un intervento brevissimo, solo per specificare che il 23 ottobre appunto del 2011 su una pagina del Comune di Roma, tuttora esistente, mai cancellata, si parlava dello stanziamento di oltre 1 milione di euro con un intervento concordato del sindaco di allora e della presidente del municipio Nono, e addirittura su questa pagina veniva anche detto a chi sarebbe stato affidato successivamente, dopo i lavori, questo meraviglioso cinema. Adesso per fortuna intervenì l'Agis Lazio, fece un esposto alla Corte dei Conti, perché ovviamente, cioè, nel momento in cui si spende 1,5 milioni e già si decide che verrà affidato a una cooperativa di attori, per carità, per quanto valenti, dai nomi illustri, però non è propriamente un processo ritualmente accettabile, per cui dal 2011 a oggi sono passati 6 anni e il cinema ancora in quella situazione. Cinema fra l'altro che è arrivato al patrimonio comunale con un atto notarile del 2008, quindi abbastanza recentemente, e meno male comunque, perché ovviamente costituisce un patrimonio architettonico notevolissimo, notevolissimo, che noi intendiamo rivalutare. Sono passati 6 anni da allora, sono passati 9 anni dal 2008, sono passati una 15ina d'anni da quando da cinema, dall'acustica forse sì discutibile, però veramente innovativa, no? A fondo di mandolino, voluta appunto dall'architetto in un modo quasi sperimentale, 800 posti a sedere. Insomma, è una cosa veramente notevole, l'affresco di Capogrossi, 80 metri quadri di affresco di Capogrossi, cioè che ce lo invidierebbero anche alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, dove gli affreschi e i quadri di Capogrossi sono, per mia valutazione, inferiori a quell'affresco, che purtroppo è molto ammalorato, è stato ricoperto da vernice, perché 15-20 anni fa addirittura il cinema fu cambiato come destinazione d'uso e è diventata un dancing, una sala da ballo, per cui non era più funzionale né il palcoscenico né il proemio né la platea fatta in quel modo, per cui adesso c'è, piano piano, cioè dateci il tempo, voglio dire, c'è già anche uno studio, un interessamento dell'Istituto Centrale del Restauro, perché questo affresco va senz'altro recuperato. Col tempo e con le giuste procedure cercheremo di restituire al patrimonio comunale e con il giusto coinvolgimento anche del municipio il cinema Irone. Grazie. Altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, io non parlerò di affidamenti perché intanto è un po', come dire, è un po' presto, ecco. È un po' presto e la cosa che a noi importa in questo momento è porre il cinema Irone come obiettivo per il suo recupero. Se in questa consigliatura dovessimo riuscire a recuperare per l'appunto il cinema Irone, che è un obiettivo del comune oltre che nostro qui al municipio, e anche il teatro di Villa Lazzaroni, che la passata amministrazione non ha completato, è una cosa importante, non per noi perché siamo qua di passaggio, non è importante, quanto invece per la cittadinanza. Ci sarebbe anche il teatro qui di fronte, accanto alla postazione delle ambulanze, c'è cioè il teatro 900.
è qui più complicato perché l'impegno, anche se questi soldi c'erano già nella passata amministrazione, c'è stato dato mi sembra 1 milione di euro, poi non c'è stato il progetto, i soldi sono tornati al dipartimento, insomma come al solito non si è fatto poi granché. E il cinema Airone è un nostro obiettivo, ma non solo nostro, è anche un moto sociale, nel senso che quel quartiere, quel territorio sono forse 10-15 anni che si sta battendo, ci sono associazioni, ci sono comitati, ci sono cittadini attivi, ci sono collegi di attori che si sono riuniti per cercare di recuperare la storia, la memoria, eccetera, eccetera. Oltre al valore artistico, per esempio, del Capogrossi, che, perché quando il cinema fu mutato in discoteca, lo Stellarium, sono stati ceri coperti. In parte si è già intervenuto negli anni passati per cercare di recuperare in alcuni punti questo affresco è presente, in altri no, vuol dire che l'hanno totalmente obliterato in alcune parti, quindi c'è un recupero forte da fare. E per quanto riguarda invece la sua funzionalità, come scriviamo nell'atto, deve ricalcare la sua naturale vocazione culturale e artistica, su questo non abbiamo dubbio. Io conto davvero che, perché è un obiettivo forte di questa amministrazione, qui lo dico e qui lo confermo, perché con il recupero di questo ambiente il nostro territorio, ma anche Roma in generale, non solo il territorio, farà un grandissimo passo in avanti per quanto riguarda gli spazi culturali e anche il loro uso, sia per quanto riguarda il cinema, sia per quanto riguarda il teatro di Villa Lazzaroni. Poi una stessa tipologia di atto l'abbiamo fatta, voglio ricordare, e concludo, in cui si richiedeva di fatto si impegna, cioè il Presidente a interfacciarsi col Sindaco naturalmente, per trovare i fondi necessari, che poi sono il nocciolo della questione. Cioè io penso che non parliamo di 1 milione, parliamo di più soldi. Cioè magari fosse 1 milione, però io conto... con questo atto di indirizzo, io penso che come municipio abbiamo anche forse c'è la forza di andare a dire c'è la nostra per un obiettivo che tra l'altro è già del comune, quindi andiamo semplicemente a rinforzare questo aspetto, come già è successo con la biblioteca Raffaello. Ci ricorderete, atto, a proposito di lettere morte, che noi cerchiamo di non farle perché poi a un certo punto le chiacchiere stanno a zero, per il recupero della struttura, una parte del recupero della struttura interna, la tipologia era la stessa, richiesta di fondi, eccetera, eccetera. Allora io vi dico che questa amministrazione ha avuto un ruolo primario, ce ne lavori che se non sono già cominciati cominceranno a giorni, quindi vi do questa notizia, proprio perché questa amministrazione, tra l'altro, oltre all'aspetto tecnico, poi i soldi sono stati trovati lì al comune, c'era anche un fatto contabile che questa amministrazione municipale è andata a risolvere con l'OREF al comune, cioè senza l'atto che abbiamo noi votato qui questo processo non si sarebbe sbloccato. Quindi io do merito, cioè alla maggioranza che ha pensato a questo, alle opposizioni che hanno dato manforte anche in consiglio per avere una voce più forte, e anche all'esecutivo che ha avuto il ruolo pratico alla fine di andare a risolvere i problemi. Quindi diciamo è un ringraziamento corale, e spero che col cinema Airone possa andare più o meno allo stesso modo, e a quel punto cambierà davvero qualcosa. Perché questo è un giorno importante non solo per il nostro indirizzo, ma anche per l'impronta che questo municipio sta dando alla questione. E queste sono cose che restano sul territorio, non sono parole. Quindi se si fanno, come già abbiamo cominciato a fare su altre cose, ma anche su questo ci impegneremo a fondo, sarà qualcosa che resterà negli anni, nei decenni. E questo per noi è essenziale, per tutti quanti è essenziale, penso anche per l'opposizione sia essenziale, per tutti quanti davvero grazie. Ci sono altri interventi? Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. A questo punto passerei direttamente alla votazione. C'è una dichiarazione di voto? Ne approfitto per nei 3 minuti per la dichiarazione di voto per dire che tanti anni fa c'era anche un altro grande cinema nel nostro municipio che forse nessuno ricorda, ma era il Teatro Massimo, non so se qualcuno si ricorda, Cinema Massimo, che dove c'è la Coin, e lì c'è stato qualcuno che con l'intervento di demolizione ha procurato solamente
poi la cancellazione di un'opera architettonica di grande pregio come quella del Cinema Teatro Massimo. Giusto per dire che il Partito Democratico, naturalmente, che in conformità a quanto già dichiarato in tutti i consigli rispetto agli atti che provengono dallo stesso municipio, pur nel compiacimento della validità dell'intervento, non partecipa al voto, e sperando che questa risoluzione possa trovare compimento in un consolidamento di un importo nell'assestamento di bilancio che dovrà essere proposto a livello capitolino. Grazie. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, io procederei alla consigliere Guido. Grazie Presidente, solo per ribadire che ovviamente il gruppo 5 Stelle voterà a favore ed è un sì forte ma anche molto bello e pieno di responsabilità, e noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta. Grazie. Consigliere Toti. Sì, io condivido senz'altro questo indirizzo della risoluzione sull'ex Cinemaione. Io spero che rispetto a quello che ha detto il capogruppo di 5 Stelle ci sia un impegno forte, io direi fortissimo, perché ne ha veramente bisogno, perché è una somma senz'altro superiore al 1.000.000 euro, e voglio dire, perciò ci sarà da combattere rispetto a questo. Però ecco, diciamo che oggi l'indicazione che ci dà questa maggioranza è quello di un impegno non soltanto municipale ma anche capitolino rispetto a questo, e questo non può andare se non a vantaggio dei cittadini di quell'area che da tanto tempo soffrono di una situazione difficile, prima perché il cinema ormai da tempo non esiste più e poi lo Stellarium, che è stato più che altro combattuto non voluto senz'altro dai cittadini di quella zona. Perciò speriamo bene, ce lo auguriamo appunto per i cittadini dell'Appio. Perciò il voto è favorevole. Grazie. Credo che siano. Ci sono altre dichiarazioni? No, non ci sono. Allora io passerei al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La risoluzione viene approvata con 15 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, e 3 consiglieri non partecipano al voto e sono Biondo, Ciancio e Vitrotti. Abbiamo esaurito i punti all'ordine dei lavori di oggi e quindi chiudiamo il consiglio ben prima dell'ora prevista. Sono esattamente, vediamo, 15:20? Abbiamo votato a 20. Abbiamo votato a 20, ditelo, 21, 15:21.